Secondo l'ultimo rapporto Ecomafie di Legambiente, nel solo 2012 più di 33.000 costruzioni abusive sono state innalzate in Italia. Di queste, oltre un settimo, circa 5.300, sarebbero in Campania. Ci sono forme e forme di abusivismo, ci sono piani regolatori che consentono abusi legalizzati, legittimati, dove ci sono appunto delle esagerazioni o delle risposte a esigenze particolari, e ci sono anche città che piani regolatori non ce li hanno. Agli uni e agli altri si risponde, il territorio ha risposto con l'abusivismo. A questo problema noi oggi dobbiamo far fronte attraverso l'incentivazione dell'applicazione delle regole. Quindi se gli strumenti urbanistici prevedono la possibilità di realizzare alloggi, per realizzare risposte alle attese della città, bisogna rispondere in quel modo proprio per evitare che poi l'inerzia, l'omissione incoraggi invece l'azione dell'illegalità che allatta anche i mercati della camorra. Lo spunto per una riflessione collettiva sul rapporto fra gestione del territorio e legalità viene dal libro La piazza è mia di Agata Bazzi, assessore al territorio del comune di Palermo. Il documento è incentrato sulla gestione straordinaria del comune di Villabate. Tutto ruotava intorno al tema dello sviluppo di una grandissima area di circa 20 ettari per la realizzazione di un centro commerciale. Le famiglie del luogo erano molto interessate allo sviluppo di quest'area. Il comune è stato sciolto, la commissione straordinaria prefettizia è intervenuta nella gestione del comune. È fondamentale che i cittadini capiscano che non sono soltanto degli individui, ma sono una collettività. La costruzione di una collettività coesa intorno a valori comuni e che però riconosce le differenze interne è l'unica vera protezione, è l'unico strumento per costruire una cultura, per opporre una forza abbastanza forte che difenda i diritti dei cittadini, cioè i diritti della collettività. Finché si continua a ragionare in termini di individuo, non ne veniamo fuori. Liberare i luoghi, farli vivere dalle persone, farli respirare, far scendere le persone per strada, un nuovo concetto quindi di sicurezza, non più la militarizzazione dei territori, ma gli spazi liberati. Poi parla dei contrasti che si sono avuti da parte della borghesia mafiosa, delle burocrazie interne ai comuni e penso agli ostacoli che in parte abbiamo anche noi qui nella nostra città per cambiare, per innovare, anche all'interno della stessa comune. Quindi un bel libro, una bella storia da sud per un sud che vuole il riscatto e che crede nella riappropriazione dei propri spazi in modo da amarli sempre di più.